Buongiorno, benvenuti al podcast del Giunco.net. Ecco le news di oggi, venerdì 15 ottobre 2021. In apertura la cronaca: rapina in farmacia, 4 arresti. I carabinieri hanno rintracciato i rapinatori che 9 mesi fa, pistole in pugno, rubarono 1.400 euro in una farmacia della provincia. I 4 avevano rubato un'auto per fuggire. Il basista era da tempo residente a Grosseto. Adesso parliamo di Green Pass. Da oggi scatta l'obbligo di esibire la certificazione verde nei luoghi di lavoro. In provincia di Grosseto non si sono registrati particolari problemi nelle aziende, sia pubbliche che private. Per il momento sembra che la confusione temuta alla vigilia non abbia creato situazioni difficili. Adesso gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 230 su 30.656 test, di cui 8.663 tamponi molecolari e 21.993 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è pari allo 0,73%, che corrisponde al 2,8% sulle prime diagnosi. Ieri intanto in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono stati 7, le persone positive in Maremma in carico all'ASL sono 155, mentre quelle in quarantena per contatto stretto sono 369. Situazione delle scuole: in provincia di Grosseto ci sono 8 classi in quarantena, come riporta l'ASL. Si tratta di una classe delle scuole superiori, 4 delle medie e 2 delle elementari e una della materna. Sono invece 20 al momento i positivi al coronavirus provenienti dal mondo della scuola, nello specifico 18 studenti, un insegnante e un operatore del personale non docente. Tutti i positivi sono in isolamento domiciliare. 3 ricoveri in meno, ma c'è una terapia intensiva in più. Sono 6 le persone ricoverate nel reparto di degenza Covid, 2 pazienti invece si trovano in terapia intensiva. I ricoveri totali sono 8. Sul fronte dei vaccini, in Maremma è stata superata la quota di 166.000 persone che hanno fatto il ciclo completo. In totale, in Toscana, dall'inizio della campagna vaccinale, sono state somministrate 5.665.000 dosi. Per questa edizione del podcast è tutto, seguite le nostre notizie su giunco.net, potete contattare la nostra redazione, l'indirizzo mail redazione@giunco.net e il canale WhatsApp 334-5212-000 per il giunco.net, Daniele Reali.